Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 17 gennaio. Insomma, oggi sono un po' conciato perché mi sono beccato un'influenzona pazzesca, ma vediamo subito quali sono i temi della giornata. Direi che il tema fondamentale dal punto di vista non solo macroeconomico, ma di politica è la May, il leader del Partito Conservatore inglese che ha visto nei giorni scorsi la Camera dei Comuni perdere a 400, mi sembra a 100, il suo consenso, il suo accordo per la Brexit. Beh, insomma, e oggi in realtà sui giornali ci raccontano, i giornali ci raccontano di come invece lei sia rimasta ancora premier, nel senso che ha chiesto la fiducia e questa fiducia gliel'ha confermata la medesima Camera dei Comuni che un giorno fa invece le aveva negato fiducia di fatto nell'accordo che lei negli ultimi 2 anni aveva stipulato con l'Europa per la Brexit. Vedete, la cosa che mi stupisce è come i giornali oggi, in realtà parlano tutti quanti delle conseguenze politiche, ci sono dei pezzi molto interessanti come quelli di Danilo Taino che fra poco vi racconterò, che è il fondo del Corriere della Sera, devo dire che Taino non sbaglia un pezzo. Beh, insomma, ma uno si chiede, ma che sta succedendo? Perché noi siamo tutti quanti lì incriccati nella valutazione politica, nei nostri giudizi sulla UE, sullo Juncker, con i nostri pregiudizi, ma la sta succedendo una cosa che è molto molto chiara a Giorgio, e cioè il vero casino è tra Irlanda del Nord e Irlanda, cioè il vero casino è il fatto che la Gran Bretagna oggi si trova, il Regno Unito, ad avere un confine fisico territoriale con un paese che sarebbe un paese della comunità europea. E quindi che cavolo fare? Perché alziamo il muro, mettiamo le dogane, non è un muro, diciamo alla Trump, è un muro normale perché se quelli che vogliono la Brexit dura dicono beh, una cosa sono le nostre politiche commerciali e un'altra cosa sono quelle europee, ma quelle europee sono a casa loro perché fisicamente sono nell'Irlanda che è un'unica isola che confina tra Regno Unito che vuole uscire dalla UE e Europa che invece ne ha tutte le sue prerogative. Insomma, si tratta di un grande pasticcio che nasce dalla fisicità del Regno Unito che per una volta non è tanto un'isola, ma è un'isola in cui c'è un terreno che si divide con l'Irlanda. Insomma, questo problema poi si incastra in tutta la pacificazione di Belfast e in tutte le guerre civili del passato, e quindi si tratta di, come dice oggi giustamente Danilo Taino, e arriviamo al punto, la democrazia diretta che risolve i problemi con un sì o un no e soprattutto li fa risolvere a persone che non sono pagate per fare quello, perché le persone, cioè noi siamo elettori di persone che deleghiamo a rappresentarci. La democrazia diretta ogni tanto fa dei grandi pasticci. C'è anche da dire il vero, come dice bene Danilo Taino, che quando la classe dirigente come quella politica inglese, che sembrava essere una grande classe dirigente, si dimostra una classe dirigente, ciao Nello, imbarazzante, beh, allora si crea un problema perché la democrazia diretta è un casino, ma anche la democrazia rappresentativa con dei dirigenti e una classe dirigente folle come quella inglese che ci ha portato a questo casino è altrettanto un problema. Insomma, è molto interessante sul filo della politica e il ragionamento di Danilo Taino. Poi su questa vorrei anche aggiungere qualche altra considerazione, cioè l'opposizione a questa signora May è fatta da un signor Corbyn che io vorrei, oltre a parte il suo antisemitismo e il suo filo-islamismo nel giorno oggi in cui ancora il giorno dopo il Kenya, oggi l'ISIS contorna a colpire in Siria ed ammazzare civili americani, militari americani, ecco, nel giorno in cui l'ISIS è nei mesi in cui l'ISIS e nel periodo in cui il fondamentalismo islamico è ancora forte, Corbyn è una sorta di, come possiamo dire, quarta colonna, direi quarta repubblica, quinta colonna di un pensiero debole europeo nei confronti del fondamentalismo islamico e tra l'altro un grandissimo antisemita che non fa certo pensare alla correttezza di un leader politico. Direi, come direbbe qualcuno in inglese, hard leftist, cioè uno tosto, cioè non è un laborista alla Blair, un comunista inglese, come possono essere comunisti gli inglesi. Sulla questione della Brexit, invece, il foglio si pensa a un'altra cosa, e cioè oggi con un reportage, con un pezzo della Peduzzi, oggi ci spiega che la cosa migliore forse sarebbe quella di andare a fare un nuovo referendum, e poi facciamo un altro referendum, e poi ne facciamo un altro. Insomma, è molto divertente l'idea che il giornale antipopulista per eccellenza oggi, in realtà, se il populismo, come sembra, cioè il popolo,
popolo oggi non vorrebbe più la Brexit, in realtà in quel caso il popolo gli fa comodo. Vabbè, insomma, ognuno pensa quello che vuole. Quello che io penso lo leggete sul sito nicolaporro.it perché c'è un pezzo favoloso di Antonio Pilati, ex consigliere di amministrazione Rai, ex uomo delle Authority perché è stato commissario della G-Com, commissario dell'antitrust, mio caro amico, che scrive una cosa fantastica. Ma gli inglesi, insomma, hanno detto di no a Hitler. Figuratevi un po' voi se non riusciranno a dire di no a Juncker. Quindi, se volete, leggetevi il pezzo, secondo me è molto interessante, di oggi sul mio sito. Per cose nostre di politica, la cosa è molto semplice: Lega e Movimento 5 Stelle oggi dovrebbero vedersi e fare il punto sui conti per il reddito di cittadinanza, dove secondo le indiscrezioni del Messaggero e di altri giornali mancherebbero 200 milioni. Non mi sembra una gran cosa, visto che ne postano 7,1 di miliardi. Però, per il Corriere della Sera c'è un duello in corso. Tra l'altro, il Carroccio obiettivamente ha votato contro alcune manovre simbolo, e dico io per fortuna, di questo governo, esattamente quelle per l'ambiente, cosiddetto per l'ambiente della parte, diciamo, più verde, più sinistra del Movimento 5 Stelle. Pensate un po' voi i danni che si possono fare nel votare il no TRIV, che non è TRIV, è no esplorazioni. Riguardo alla manovra fantastica oggi Repubblica, perché Repubblica ci parla già di manovra correttiva, cioè non siamo neanche arrivati alla fine di gennaio e già che Repubblica parla di manovra correttiva. Non mi stupirei, perché obiettivamente le manovre correttive le hanno fatte tutti i governi, ma in questo caso si sa che la crescita economica italiana sarà inferiore a quella che spera questo governo. Ma insomma, parlare di gennaio di manovra correttiva prima delle europee è forse un sogno di Repubblica, ma è un delirio per uno che deve andare alle europee, che si è inventato una manovra elettorale come questa. Direi che questa è un po' una, come possiamo dire, direi una fake news, va bene? Ma non perché non serva la manovra correttiva, ma perché ci arriva anche un bambino che un politico non si mette a fare una manovra correttiva prima di una importante elezione come quelle europee, sulle quali ha fatto una manovra elettorale. È un fatto di logica, non è un fatto di, di razionalità. Vabbè. Conte ha preso l'abbonamento per parlare con la stampa. Anche oggi viene intervistato la stampa all'estero, viene un'intervista nella sala di un aeroporto, 2 pagine intere per dirci poco, perché ad esempio sul reddito di cittadinanza dirà puniremo i furbi, cosa che hanno detto un po' tutti quanti i suoi ministri, e dice anche che sulla TAV non è stata raggiunta alcuna decisione. Beato lui. Ecco, il bacio della Boschi, vedi Maria, il bacio della Boschi con Selvia. Con Salvini è il titolo del giornale. Per una volta giornale e Travaglio e il Fatto hanno una posizione, diciamo, un po' simile. C'è stata una cena di un'associazione guidata dalla Chirico, da una ex radicale che si chiama Chirico, un'associazione per la giustizia, un'associazione garantista, in cui sono stati, come dice qualcuno, attovagliati un gran numero di magistrati e tra gli altri anche Salvini e la Boschi. Secondo il giornale, il bacio sulla guancia che Salvini avrebbe dato alla Boschi, vistisi in questa occasione, creerebbe un grandissimo imbarazzo per tutti quanti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Invece, per Travaglio si tratta di una storia incredibile, perché sarebbe piuttosto imbarazzante il fatto che i magistrati siano a tavola con i politici. Dice, non l'avrebbero mai fatto un certo tipo di magistrati, Borelli, D'Ambrosio, eccetera. Difatti, quelli sono semplicemente non seduti a tavola. Bisognerebbe ricordare a Travaglio con i politici, ma sono andati nella tavola dei politici perché si sono candidati e sono stati eletti quei magistrati nel Parlamento. Quindi è molto bello che non si può andare a cena con i politici in una cosa organizzata sulla giustizia della Chirico, però si può andare in Parlamento, come tanti magistrati sono stati eletti in Parlamento dopo aver fatto mani pulite da Di Pietro in poi a tanti altri. Questo forse sfugge al fatto quotidiano. Quello che non sfugge è che obiettivamente il bacio, se c'è stato, come sta parlando, come sta raccontando il giornale, sarebbe certamente un simbolo, fonte di grande imbarazzo per Travaglio. Sul sito nicolaporro.it, cosa ne pensiamo noi della Brexit? Ci vediamo là, e noi, come sempre, domani con la nostra zuppa. Ciao!